ci lega Sì. una grande amicizia che sorpassa un pochettino tutto il resto, la Sì, politica, eccetera. La però, faccenda della salute sì. è molto semplice. Io l'ho seguito per 20 anni e con delle terapie piuttosto blande ma equilibrate e anche un po' all'avanguardia, perché non è che poi è stato mitizzato sempre su quei famosi articoli Sì, vabbè, ma è quando gli molto bene. attribuì Ma quello che sì, l'immortalità. tutto questo per dire, è Sì. lei o è Zagrillo il medico A me, ufficiale? guarda, sostanzialmente nel mio cuore la cosa più che mi importa è che lui stia Questo a bene. tutti, non è dica Ecco, solo a lei, ma scusi. anche a me mi importa, però non sono il Certo, tuo anche medico. a me, Però scusi. no, te no. No, beh, sì, no. Né intendo applicarmi una definizione. Io sono un medico di una certa competenza e mi sono occupato di una parte della sua salute. Poi Zangrillo, che è un ottimo Medico, anestesista. anestesista, Ah, lo addormenta Zangrillo. forse qualche volta. Ma No, lui dorme solo 5 ore. Questo è meno ma anche. veramente c'è una resistenza. Ecco, questa invece è una cosa che mi piace sottolineare e ho detto più volte ed è stata anche un po' trasformata poi nelle interviste, eccetera. È l'anziano Veramente supereroe. uno, No, dei, non uno degli, inventa tutto. de, de, degli uomini che io ho conosciuto in cui si ha una sorta di bilanciamento fortissimo fra le capacità di resistenza fisiche con quelle mentali. È un uomo straordinario sotto questo profilo. Non lo dico Più fisico, per più carità, mentali. è ambedue. Ambedue. Sì, a una certa età, No, io non so no. come No, dirlo. No, guarda, non volevo saperlo. Sì, sono no, ancora in fase di ovviamente. Ah, stiamo sperimentazione. sperimentando. Sì. Ma secondo te quindi lui Sì. gli è da giù? Ma che gli è da No, giù? Che domanda come è? si Ma può io mi... Questo non lo dire? posso Ah, sì, constatare sempre certo. perché Vabbè, così mi mica puoi... ammanco sempre dietro i 2 anni di malattia, di mancanza di controllo. Certo. Però Quando l'hai lasciato? è eccezionale. Ma il Eccezionale. bunga bunga non fa male, no? Lo No, fa fa benissimo. benissimo. No, fa malissimo non farlo. Sai che cosa ha detto Che una cosa ha volta detto? Che Champagnini? cosa ha Ha detto detto, Champagnini? io non ho Sì. vergogna a dirlo, ho Sì. una cotta per Berlusconi perché lo trovo un ectipo. Ectipo? E poi Berlusconi si è No, no, arrabbiato. qua hai sbagliato l'accento. Ex tipo. Ex Ex tipo, un tipo. ex Ah, ex tipo. tipo. Cioè, e poi dice, non è bello, ma è un ex Tipo, tipo. un ex tipo significa effettivamente che non rientra nella categoria della media Delle persone sia cerebrale che fisica fuori delle della persone. norma, Vabbè, fuori certo, dalla sì. norma, È un po' fuori, anormale, anormale in tutti i sensi si può tutti dire, certo, sì, lui è anormale in senso positivo. positivo. E lo devo dire, torno a ripetere, perché il nostro rapporto è nato esclusivamente da un rapporto di grandissima amicizia e stima Sì, ma relativa. soprattutto perché tu gli hai detto una volta che non aveva 55 Ah, anni, non beh, aveva certo. 68 anni, ma ne aveva 55. No, no, Anche se me lo davvero. dice a me, diventiamo amici Ora subito. che non teniamo il tempo. Non teniamo il tempo. Un'altra volta, Un'altra volta. vi spiego la teoria dell'età Sì, biologica e no, ma io voglio dell'età soltanto sapere anagrafica. quanti anni ha adesso l'ex tipo. Adesso non lo so perché non l'ho controllato, però Più o meno, quanti ne potrà quando avere adesso? circa 3 anni fa Sì. aveva 15 anni meno dell'età Quindi lui anagrafica. ha 75 anni, età Adesso anagrafica. lui 74 74, beh, deve di compiere a età settembre. Ne ha anagrafica, non lo 59. so adesso quale sia, Scusa, ne avrà però 60. a occhio e croce c'ha un guadagno di 7 o 8 Ah, anni, quindi. ma ben presto Ah, recupera, come il ritardo dell'aereo. Quindi adesso ne avrà, diciamo, 68, ne ha adesso? 66, 67? Non lo posso dire perché non l'ha già valutato. Ha già Ora, valutato, ha detto. no, ci sono dei test obiettivi, Sì. noi valutiamo Ma anche guardando un po' uno dice, beh, sì, insomma, non... Per esempio, guardando Bersani, quanti anni gli dai? quello è senza età, Senza perché io età. lo conosco quando io ero Presidente della Commissione Ricerca del Parlamento Europeo e lui era Ministro dell'Industria, quindi ci frequentavamo sovente ed era sempre identico, tale e quale adesso. Non ha E età lui. infatti Non ha età. non Ma, cioè, ma ha ha un anno di età. più o un anno di meno? Lo devo proprio valutare, Pizzicare. pizzicare Sì, un po' bene, pizzicare. pizzicare bene. Ma signor Scampagnini, ma fino a quanti anni Allora, vive allora lui? io in base a quel famoso articolo, eccetera, ero stato interpretato come dargli l'immortalità. In realtà, Non è immortale. come sapete, non tutti
hanno questa grazia dell'immortalità, certo, che poi si trasferisce in altre, sì, sedi. Ma lui, mentre la vita reale, lui ha più potenzialità rispetto alla nostra media di vivere un numero... Quanti anni vivrà lui? Vabbè, dai, ma guarda così, buttati, a occhio, no, mi butto, occhio. 120. 100, cioè lui 120, vive sino a 120, sì, anni, oggi 120, ne ha 70... perché gli avevo dato l'immortalità, adesso gli sono successe un poco di cose, eccetera, vive, lo riduciamo vive a altri 46 120. Anni. Che il bunga bunga fa bene. Guarda, il bunga bunga adesso inteso in quel senso volgare non fa bene a nessuno, e nessuno è in grado di sostenerlo, un bunga bunga ipotizzato in quella maniera. In quella maniera è invece, quella lì. Invece, sì, ma più che rimescolamento, tanto dopo tu t'ammosci, non combini niente, quindi non ci sta niente da fare, chiunque tu sia. Invece, il problema è nella scelta e nella capacità di una durata consistente, e questo è importantissimo, cioè il problema è quello là. Quanto dura? Anche darci una mano. È così, ma insomma, allora, tu hai detto che lui gliela giù, ma secondo te una cosetta, una sveltina, oppure una cosa di quelli che uno entra... Guarda, una sveltina tu dici di fini? Non, no, prima che lui! No, guarda, ti dico, perlomeno nei miei ricordi, che non sono tanto lontani, ballo. Ma ballo che vuol dire? Che vuol dire? Valido, mi fermo. Cioè, la sveltina quant'è? Ma no, valido. Per me, per esempio, la sveltina media era tre quarti d'ora. Quella è la sveltina media? Lui è capace pure di più. Se prende dei calmanti? Sempre solo dei calmanti, se no non serve. Che me l'hai schiattata a pazzamento. Più di tre quarti d'ora. Volevo dire quella là, ma che poi è bellissimo.